Benvenuti in questa lezione di violoncello presentata dagli alunni di prima O dell'indirizzo musicale dell'Istituto Socrate Mallardo. Conoscete questo fantastico strumento musicale che fa parte della famiglia degli archi? Beh, vi assicuro che conoscendolo ve ne innamorerete come noi. Il violoncello tocca i nostri sentimenti ad un livello profondo ed insondabile. D'altronde, per il violoncello hanno scritto i più grandi compositori di tutti i tempi. Ci basti pensare al celeberrimo Bach. Lo strumento attira ormai da secoli musicisti di tutte le età e costituisce un'armonia fondamentale per il suono della musica d'orchestra. Fa parte del gruppo dei cordofoni. Nessuno strumento assomiglia alla voce umana come il violoncello, interprete naturale di sentimenti ed emozioni. È uno strumento nato per cantare, dotato di 4 corde definite vuote. Le 4 corde vuote del violoncello sono Do, Sol, Re, La. Il Do è la nota più grave, il La quella più acuta. Ecco dove si trovano sul pentagramma in chiave di basso. Adesso vi spiegherò cosa accade con la diteggiatura alle 4 corde vuote in prima posizione. Grazie alla diteggiatura possiamo distinguere in ognuna delle corde vuote 3 note. Sul Do, Re mi fa, sul Sol, La si Do, sul Re, Mi fa Sol e infine sul La, Si Do Re. Sul Do il Re si suona con il primo dito, il Mi con il terzo e il Fa con il quarto. Sul Sol invece il La si suona con il primo dito, il Si con il terzo e il Do con il quarto. Sul Re il Mi si suona con il primo dito, il Fa con il secondo e il Sol con il quarto. Poi abbiamo il La. Sul La il Si si suona con il primo dito, il Do con il secondo e il Re con il quarto. Vi presento il pentagramma e la chiave di basso. La parola pentagramma deriva dal greco. Penta significa 5 e gramma significa linea, infatti il pentagramma ha proprio 5 linee. La chiave di basso si trova all'inizio del pentagramma, parte al quarto rigo ed essendo la chiave di Fa, sul quarto rigo c'è proprio la nota Fa e la sua forma sembra proprio la metà di un cuore. Il simbolo deriva dall'evoluzione grafica di una lettera F maiuscola, che nel sistema di notazione letterale, in uso prima delle sillabe guidoniane, corrispondono proprio alla nota Fa. Adesso con questa lavagna vi mostrerò dove si trova il nodo del violoncello, in prima posizione in chiave di basso. Do, corda vuota, cioè ovviamente il Do, il Re, il Mi e il Fa. Tutte queste stanno sotto al pentagramma. Sol, corda vuota, cioè ovviamente il Sol sul primo rigo, La sul primo spazio, Si sul secondo rigo e Do sul secondo spazio. Re, corda vuota, c'è ovviamente il Re sul terzo rigo, il Mi sul terzo spazio, il Fa sul quarto rigo e il Sol sul quarto spazio. La corda vuota, c'è il La, poi c'è il Si, il Do e il Re. E tutte queste stanno sopra il pentagramma. Ora andremo a vedere qualche nozione sulla teoria musicale. Prima di tutto, dopo la chiave sul pentagramma, troviamo l'indicazione metronomica che ci indica il tempo del brano. Poi, in base al tempo indicato, troviamo le note. La durata delle note viene stabilita dalle figure musicali, che sono la semibreve che vale 4 quarti, c'è la minima che vale 2 quarti ed è la metà della semibreve, e c'è la semiminima che vale 1 quarto ed è la metà della minima. Ognuna di esse dovete sapere che corrispondono delle rispettive pause. La pausa ci indica la durata del silenzio. Le note cambiano intonazione con l'aggiunta del diesis e del bemolle. Il diesis alza la nota di un semitono, invece il bemolle abbassa la nota di un semitono.